ZMA, qualità, non qualità, quali brand possono andare e quali no. Ciao a tutti, per chi mi conoscesse, il mio nome è Edoardo Baldini e questo è il mio canale. Nelle ultime settimane ho portato avanti una serie di video che insegnava a selezionare gli integratori di qualità e insegnava anche come andare ad analizzare un prodotto di un determinato brand e capire se rispettasse i criteri scientifici o meno. Abbiamo parlato di tantissimi integratori, abbiamo parlato di whey, abbiamo parlato di omega 3, abbiamo parlato di multivitaminico, abbiamo parlato di creatina e parleremo di tanti altri integratori. Tra l'altro a breve, o sono già usciti, usciranno tutta una serie di video che andrà a parlare di stack, quindi di insieme di integratori da combinare insieme in modo tale da ottenere vari obiettivi. E in modo inevitabile uno dei praticamente integratori più richiesti è sicuramente lo ZMA, che per chi non lo sapesse è una combinazione fra zinco, magnesio e vitamina B6. Ora, perché esiste questo integratore? Semplicemente perché lo zinco e il magnesio possiamo dire che in linea generale sono i due minerali più carenti nella maggior parte degli sportivi. Questo per vari motivi, sicuramente il motivo principale per via della sudorazione, infatti sia lo zinco che il magnesio vengono espulsi con la sudorazione. In questo video semplificherò in modo tale da far capire a tutti il concetto, ma inoltre entrano in campo anche tantissimi fattori di lifestyle. Per esempio, bere delle bevande gassate va a ridurre le riserve di magnesio, quindi capite, gli sportivi molto spesso magari bevono le Monster Zero, la Coca Zero, tutte queste bevande vanno a portare livelli di magnesio a livelli inferiori. Ed inoltre ovviamente ci sono tante altre cause, per esempio sempre parlando di magnesio, l'assunzione di fitati derivanti da grani integrali, riso integrale, pasta integrale e così via. Ed inoltre un'altra causa sicuramente molto comune è che gli sportivi, ma anche persone che magari eseguono diete e fai da te, cosa vanno a fare molto spesso? Vanno a crearsi dei piani alimentari con fonti alimentari non ideali dal punto di vista di micronutrienti. Basti pensare per esempio a chi mangia solo riso e pollo in modo continuativo, in modo inevitabile si ritroverà carente di zinco e di magnesio, per forza. Il motivo per cui in questo integratore è stata aggiunta la vitamina B6 è perché la vitamina B6 aumenta la ritenzione di zinco e magnesio all'interno del corpo. Quindi in poche parole, quando vai a sudare espelli meno zinco e meno magnesio, cosa che non avverrebbe se tu fossi carente di vitamina B6. Quindi sicuramente questa struttura è molto interessante. E in particolar modo la formulazione migliore di ZMA, che è anche quella originale, vede lo zinco nella forma zinco monometionina aspartato, il magnesio aspartato e la vitamina B6, di solito piridossina cloridrato. E in particolar modo il dosaggio con cui è stata ideata inizialmente è di 30 mg di zinco, 450 mg di magnesio e 10 mg circa di vitamina B6. Ora, chi promuove questo integratore anche sui vari siti dei diversi produttori dicono che questo integratore aumenta il testosterone, aumenta la forza, aumenta la massa muscolare, aumenta le energie, riduce il tempo di recupero che è necessario prendersi fra un allenamento e l'altro e fra una serie e l'altra, quindi all'interno dell'allenamento. E qui si aprono due discorsi differenti che andremo ad affrontare in questo video. Innanzitutto, questo integratore effettivamente funziona per andare ad aumentare il testosterone e portarci tutti i benefici? E il secondo discorso, se questo integratore effettivamente ci portasse a questi risultati, quelli prodotti da vari brand rispecchiano i criteri scientifici che almeno io ho studiato e che vi porterò in questo video in modo tale da eventualmente portarci ai risultati? Bene, questi argomenti verranno affrontati in questo video e alla fine andremo direttamente su Amazon e andremo ad analizzare dei brand presi a caso, quelli che mi appariranno davanti, e andremo a vedere se effettivamente dal mio punto di vista io li andrei a prendere o no, poi voi vi farete le vostre opinioni. Allora, inizio subito dicendo, perché lo vedrete a breve, uscirà un video riguardante il testosterone o è già uscito, non so quando farò uscire questo video, dicendo che lo ZMA funziona, ma funziona in quelle persone che hanno livelli di zinco e di magnesio più bassi rispetto ai loro livelli standard. Quindi in poche parole, sei carente di magnesio, magari di zinco no, vai a prendere lo ZMA, se fatto bene a un quantitativo di magnesio alto, vai a pareggiare i livelli di magnesio, il magnesio è coinvolto in centinaia di reazioni all'interno del corpo, sicuramente dormirai meglio e otterrai benefici in termini di testosterone, in quanto il magnesio è coinvolto nei processi di produzione di testosterone, non ne addentriamoci. Oppure sono carente di zinco molto frequentemente, il magnesio magari sono a posto, vado a prendere lo zinco in alti quantitativi perché, come abbiamo detto, 30 mg, 25 mg è comunque un alto quantitativo, miglioro e sicuramente ho benefici. Qualora però invece tu avessi un'alimentazione fatta bene e quindi non fossi carente
carenze di zinco e di magnesio, gli unici benefici che potresti ottenere da un integratore di ZMA derivano principalmente dal magnesio, in particolar modo in termini sia di rilassatezza sia in termini di riposo e quindi di qualità del riposo e di velocità ad addormentarsi. E anche in merito a questo uscirà un video dove vi parlerò di diversi stack per dormire meglio, aumentare la qualità del riposo e tutto il resto, ma quello lo dedichiamo al prossimo video. E quindi diciamo, prendere un integratore di ZMA un po' a caso con la speranza che ci porti risultati potrebbe avere poco senso. Perché? Perché se non sappiamo di essere carenti, perché investire soldi in cose inutili? È ovvio che qualora si riscontrassero degli effetti derivanti da carenza di zinco e di magnesio, li potete trovare facilmente su Google, basta cercare sintomi carenza di zinco, anche se ovviamente farsi dell'analisi è la cosa migliore, e successivamente valutare l'utilizzo. Un altro metodo molto più semplice che io consiglio qual è? È quello di utilizzare l'app Chronometer. Non sono sponsorizzato, nessuna affiliazione né niente, ma semplicemente quest'app cosa vi permette di fare? Vi permette di tracciare tutto quello che mangiate di giorno in giorno e vi dice, a differenza di altre app, di cosa siete carenti in termini di minerali e di vitamine. Quindi per esempio, se voi tracciate una settimana e vedete che all'interno della settimana non avete per esempio assunto 140/210 mg di zinco all'interno di una settimana, perché è più importante raggiungere l'obiettivo settimanale di un minerale piuttosto che quello giornaliero, se non avete raggiunto tale obiettivo potrebbe valer la pena prendere un integratore di ZMA perché avrà degli effetti. Qualora invece i vostri livelli fossero adeguati, come ho detto, al massimo otterrete benefici in termini di riposo, di qualità del riposo, di ansia, che comunque non è da sottovalutare. Allora a quel punto prendete del magnesio che vi costa meno e ce l'avete praticamente tutto l'anno allo stesso costo. Ora, capito questo, capito che può funzionare per determinate persone che magari non hanno un'alimentazione ottimale, che sudano molto e tutto il resto, la domanda da farsi ovviamente è: ma i brand rispettano, diciamo, in termini di forme, le forme migliori, in modo tale che l'assorbibilità di tali minerali sia ottimale? Perché magari io non sono carente, compro della ZMA e magari non ha nemmeno le forme migliori, allora proprio è una presa in giro per me stesso. E dato che il mio obiettivo è portare finalmente una volta per tutte in Italia un'informazione sensata riguardante l'integrazione, e non prendete questo integratore perché mi ha detto mio nonno che funziona, ok, prima era cugino, ora ho detto nonno, e quindi ovviamente andiamo a vedere un po' su Amazon, vi darò la mia opinione, voi ovviamente farete le vostre opinioni, sicuramente troveremo dei brand che non mi soddisfano, ovviamente non ho niente contro questi brand, semplicemente un prodotto non mi piace, poi sicuramente ne avranno altri che io riterrei molto molto più validi rispetto ad altri. Ora, ho già parlato di forme dei minerali, in particolar modo sia di magnesio che di zinco, non mi addentrerò ripetendovi di nuovo tutto al pippone di quale forme di zinco è il migliore, di quale il magnesio è peggiore, tutto il resto, sappiate che comunque in linea generale la peggiore in entrambi è lo zinco e il magnesio ossido. Potete trovare zinco ossido, ossido di zinco, però se c'è la parola ossido non ci piace. Tutte le altre le potremmo classificare all'interno di una scala, però in linea generale andatevi a recuperare i video passati, in particolar modo basta cercare Edoardo Baldini multivitaminico su YouTube e li troverete. Adesso concentriamoci sull'analisi che so che vi piace. Ok, ho scritto ZMA su Amazon, adesso prendiamo qualche prodotto che non sia sponsorizzato, qua c'è scritto sponsorizzato, vediamo il primo, Amazon Choice, e andiamo a vedere la Shitec, brand di cui forse ho parlato solo una volta sul canale, e andiamo a vedere cosa ha all'interno. In particolar modo vediamo che lo zinco ha 30 mg, ci sta, e come avevamo detto noi era la formula originale, al magnesio a 450 mg e alla vitamina B6 a 11 mg, praticamente rispetta tutti i nostri criteri, quindi va bene. E andiamo a vedere però la cosa che più ci interessa, ovvero la forma di questi minerali, perché il quantitativo è giusto, però voglio vedere la forma. Andiamo a vedere nella seconda foto, ok, eccoci, e vediamo che abbiamo magnesio ossido e poi abbiamo lo zinco solfato monoidrato. Come capite, prima di partire ho detto che la forma peggiore è l'ossido, quindi benché rispetti i miei criteri la forma ossido è la peggiore, quindi io questo prodotto non lo comprerei proprio per questo motivo. Passiamo al successivo. Il secondo candidato è lo ZMA della One Protein, di questa marca abbiamo già parlato, sappiamo che è un brand economico, infatti vediamo anche il prezzo, è di 5,94 euro. Ora non ho visto quante fossero le compresse rispetto a quello di prima, che se non erro era 10. Andiamo a vedere i dosaggi e vediamo che ha un quantitativo di zinco di 12,5 mg e un quantitativo di magnesio di 188 mg, più basso rispetto a quello che abbiamo visto della formulazione originale. Volendo, raddoppiando per 2-2,5, potresti ottenere il dosaggio
circa. Però andiamo a vedere che forme ha. Allora, innanzitutto però, prima di proseguire, vediamo che non contiene la vitamina B6. Quindi già qui, a meno che poi non lo veda dagli ingredienti, per me è una mancanza, perché ovviamente, come abbiamo detto, la formulazione originale prevede la vitamina B6 perché aumenta la ritenzione. Vediamo che dagli ingredienti ha l'ossido di magnesio, ok, come abbiamo detto non ci piace questa forma, e ha lo zinco gluconato. Lo zinco gluconato è una buona forma di zinco, peccato però per l'ossido di magnesio e per l'assenza di vitamina B6. Quindi anche in questo caso non mi piace come prodotto, perché non rispetta tutti i miei criteri. Vediamone un altro, questo della Prolabs. Allora, vediamo innanzitutto che lo zinco ha 12,5 mg, 188 mg di magnesio e 3 mg di vitamina B6. Vediamo, il concetto è lo stesso, eventualmente raddoppio per 3, e se le forme sono giuste a me mi va anche bene, perché una persona non molto carente potrebbe aver bisogno di meno. Vediamo che fortunatamente ha la vitamina B6, quindi ci piace. E allora andiamo a vedere gli ingredienti. Vediamo che il primo ingrediente è il magnesio ossido. Purtroppo anche qui non ci piace, perché il magnesio ossido è la peggior forma che esista. Abbiamo anche il magnesio citrato, ma ovviamente l'ingrediente principale è quello che conta, quindi in questo caso magnesio ossido è quello in maggior quantità. Non sappiamo di quanto è la proporzione, però siccome so che sul mercato ci sono prodotti di ZMA che rispettano tutti i criteri, vado a puntare su quello che preferisco. E in particolar modo vediamo che ha lo zinco gluconato. Zinco gluconato che, ok, è una forma economica, però ci piace come forma. Quindi purtroppo anche in questo caso la presenza di magnesio ossido mi fa scartare questo prodotto. Però vi posso garantire, tutti i miei studenti che sono nelle mie varie guide ve lo potranno confermare, ovvero che esistono integratori di ZMA fatti come si deve dal mio punto di vista. Ovviamente, come sapete, non faccio pubblicità a nessuno gratuita su YouTube, quindi non parlerò di brand qualitativi. Però come avete visto, vi basta svolgere una ricerca come ho fatto io, ci vuole un secondo per analizzare il vostro brand, non ci metterete molto. E eventualmente, qualora voleste tutto il lavoro svolto da me, ci sono due possibilità. La prima è quella di accedere alla Baldini Academy, che è l'insieme di tutte le mie guide scientifiche: alimentazione, allenamento, integrazione, cardio, uomo, donna, natural e non, dove all'interno, fra tutti i bonus, c'è una lista di integratori aggiornata continuamente, addirittura ogni settimana, ogni due settimane, con ogni marca di integratore per ogni singola tipologia di integratore. Quindi vi basta andare nell'indice, cercare il vostro integratore e valutare. Qualora la Baldini Academy fosse un investimento troppo grande, c'è la mia guida chiamata I miti del fitness fatati. Non vi preoccupate, contiene la stessa lista, quello che cambia ovviamente sono le informazioni contenute all'interno, ma alla lista voi potete accedere. I miti del fitness fatati è un investimento che sicuramente possono fare tutti per avere una guida sull'integrazione fatta bene ed avere inoltre il mio supporto email e Telegram, non da poco. Trovate tutto in descrizione o nei commenti, e se avete delle domande mi scrivete nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Peace.